Conservare ed allestire il presepio in Romagna, particolarmente a Faenza, era una consuetudine che si tramandava in molte famiglie, specie di nobile censo, di generazione in generazione. L'entusiasmo verso questa forma di edificazione religiosa le impegnava a mettere in scena il proprio presepio nei saloni dei loro palazzi, aperti al pubblico nel periodo natalizio. Una rara testimonianza di questa tradizione è rappresentata dal presepio di proprietà dei conti Zucchini. Nel 1990 il presepio venne donato al Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza dagli eredi dei conti Zucchini per onorarne la memoria e consentirne un allestimento permanente e l'esposizione ad un vasto pubblico. La sua complessa struttura è costituita da 61 elementi tra statue e gruppi attribuiti dalla tradizione allo scultore Filippo Galli, attivo a metà dell'Ottocento, e di un pregevole apparato scenografico, in tutto 25 pannelli, la cui realizzazione fu affidata al pittore e scenografo teatrale Romolo Liverani. Gli elementi che lo compongono, concepiti secondo la prassi in uso all'epoca, comprendono una successione di quinte fondali in cui trovano spazio immagini architettoniche dipinte a tempera su carta che raffigurano ponti, castelli, ruderi, capanne inseriti in una lussureggiante vegetazione di ispirazione romantica. Ad un secolo e mezzo dalla loro realizzazione, le condizioni conservative dei pannelli scenografici che costituiscono l'insieme dell'opera si presentavano ad una indagine visiva particolarmente gravi. Ondulazioni della carta, strappi, lacune e numerose cadute di colore, accanto ad interventi realizzati in occasione di precedenti allestimenti, offrivano un quadro veramente preoccupante della situazione. Si rendeva quindi necessario un delicato intervento di restauro. Promosso dall'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna e dal Museo Internazionale delle Ceramiche, il restauro delle scenografie è stato affidato a due laboratori specializzati, CEPAC per l'intervento sul supporto cartaceo e Isabella Cervetti per la ricostruzione pittorica. I pannelli esibivano sul retro listelli di legno fissati con carta gommata e punti metallici, la cui rimozione ha rappresentato uno dei primi interventi. La successiva fase ha riguardato lo smontaggio dei listelli lignei e la spolveratura con pennelli di setola morbida per eliminare la polvere superficiale sulla pellicola pittorica. Per una prima fase di pulitura sul retro è stata utilizzata la gomma Wishab, che ha lo scopo di eliminare la polvere fissata in profondità. Lungo il perimetro era applicata, fin dall'origine, una cordicella con la probabile funzione di sostegno dei margini, che verrà poi utilizzata in fase di allestimento. Nel generale panorama di degrado occorre includere la presenza di manutenzioni empiriche eseguite con materiali non idonei. Impacchi con colla a base di cellulosa reversibile hanno permesso la rimozione degli interventi manutentivi eseguiti in passato e delle colle presenti sul supporto. Le lacune e le lacerazioni
numerose nelle varie parti dell'insieme scenografico e lungo i margini, sono state rispettivamente risarcite e rinsaldate con carta giapponese di idoneo spessore e colore. Nel caso di toppe ridipinte, inserite in passato per coprire lacune che deturpavano la superficie pittorica, si è scelto di mantenerle. Al termine delle operazioni conservative e di ripristino del supporto cartaceo, i pannelli sono stati trasferiti presso il laboratorio di Isabella Cervetti per essere sottoposti all'intervento di restauro estetico. Le immagini pittoriche eseguite a tempera presentavano numerose cadute di colore. Nelle zone in cui l'intervento sul supporto ha riguardato la ricostruzione di lacune con carta giapponese, si è ritenuto opportuno ricomporre il disegno per dare continuità di lettura, utilizzando invece la tecnica del neutro nei casi in cui la ricostruzione non appariva particolarmente significativa. Per il ritocco sono stati utilizzati colori ad acquarello e pastelli acquerellabili con diversi livelli di pastosità. Questi ultimi si sono dimostrati particolarmente utili per eliminare le macchie di umidità che deturpavano e confondevano le immagini. L'uso dei colori ad acquarello ha permesso di rendere omogenea la visione complessiva dell'opera, quinte fondali, dando rilievo ai colori e alle sfumature della vegetazione e delle forme architettoniche. Sulla base di documentazioni fotografiche preesistenti, è stato possibile predisporre un modellino di cartone che è servito da guida per il riallestimento delle scene. Ultimati gli interventi di restauro, i pannelli sono stati riconsegnati al museo, arrotolati e protetti con carta velina. Per dare maggiore solidità all'apparato scenografico, si è provveduto a rinforzare, mediante cartone, sia i pannelli con appoggio a terra che gli elementi ritagliati delle scene, particolarmente fragili, quali il ponticello di legno. La cordicella inserita in origine è stata riutilizzata per il fissaggio delle scene al nuovo supporto. In previsione di una esposizione permanente nel museo e per conservare al meglio l'apparato scenografico, il presepio è stato isolato dalla sala con la costruzione di un ambiente dalle pareti in cartongesso che racchiude un piccolo palcoscenico necessario ad accogliere i fondali, le quinte e le sculture. Trasferite all'interno, le scene sono state appese a sottili cavi d'acciaio tesi al di sopra del palcoscenico. Nel frattempo, alcuni interventi di spolveratura e restauro sulle statue in terracotta policroma sono stati eseguiti da Brunetta Guerrini del laboratorio interno al museo. L'operazione finale, ed anche la più attesa, ha riguardato la disposizione delle statuette.
Si è ripetuta così la tradizione del passato. Dal palazzo nobiliare alla nuova prestigiosa sede, Faenza offre nuovamente al pubblico, e non solo per il periodo natalizio, un prezioso e raro esempio di tradizioni artistiche locali.